ascoltato fino adesso. Vorrei che fossi tu invece a parlarci di questo tuo nuovo Montalbano. Innanzitutto volevo ringraziare Tini e il direttore che delle belle parole che hanno speso di me, che mi fanno veramente piacere. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che questo è il primo anno che dolorosamente ci troviamo qui senza non solo quello che è stato il nostro padre letterario, nonché anche il mio professore in accademia, Andrea Domilleri, ma anche senza un altro grande amico per me, che è Alberto Sironi, e che è stato, oltre ad essere un amico, un compagno, un complice in questi 20 anni, perché siamo andati al fronte insieme, abbiamo risolto tanti problemi, abbiamo combattuto tante battaglie, e perché Alberto era quello che ha trasformato un materiale eccezionale, quello di Andrea Camilleri, in qualcosa che è diventata quasi un caso unico nel panorama mondiale della televisione. Noi sappiamo che avere del materiale ottimo è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché siamo usciti da cinema delusi quando siamo andati a vedere a volte dei film tratti da dei libri che erano dei capolavori e che avevamo amato pazzamente, e siamo usciti invece altre volte contenti e felici di averci ritrovato l'anima del libro che avevamo amato. Ecco, se queste cose sono andate in questo senso per quanto riguarda la serie di Montalbano, una grandissima parte è dovuta al lavoro di Alberto, che aveva tanti difetti. Era un casinaro, era l'unico attore regista, gli dicevo, che invece di silenzio, dopo che davano motore, raccontava le barzellette. Era un uomo di buona lettura, era un uomo soprattutto buono. Io l'ho già detto in occasione della sua morte, sembra una cosa stupida, naif, buono, che vuol dire buono oggi? Invece la bontà è un grande valore, l'incapacità di provare rancore, era capoccione ti faceva anche incavolare, però era un uomo buono. A lui si devono una buona dose di meriti in questi 21 anni che sono, diciamo, il periodo di questa cavalcata lunga, meravigliosa. Se ne sono andati quest'anno altri due, Camilleri, Alberto e Coppinso, in tutto tre. Luciano è stato quello che ha proposto, quasi imposto, di girare Montalbano in questi posti, e c'aveva ragione lui, perché la Vigata, l'immaginaria Vigata, è diventata non un set cinematografico, è diventato un posto dell'anima, un posto delle immagini a cui si ricorreva quando si voleva pensare a un luogo che ci desse serenità, che ci desse un luogo immaginario, che ci desse tranquillità, che ci desse dolcezza, che ci desse malinconia. Lo dico perché a me fa molto strano che questi tre se ne siano andati, ma lo dico anche perché vorrei che li festeggiassimo in maniera gioiosa, anche se, come potete immaginare, dentro di me la pena è tantissima, però erano tre figli di... Si sono goduti la vita in maniera straordinaria fino all'ultimo, gli piaceva bere, gli piaceva mangiare, gli piaceva fumare, e chi più ne ha più ne metta, e l'hanno fatto, era un piacere vederli vivere la propria vita. Quindi io vorrei che li festeggiassimo un po', ho detto già in un'altra occasione, un po' alla messicana, con canti, balli, e vorrei che fossimo in tanti in questa edizione che comincia il 9 marzo, non tanto e non solo da un punto di vista egoistico, perché vorrei che le cose andassero bene, ma soprattutto perché vorrei che li festeggiassimo nel modo in cui loro vorrebbero, e sono sicuro che se facciamo una bella festa, da dove si trovano parteciperanno con un bicchiere di vino rosso, di ottimo vino rosso in mano. Detto questo, io quest'anno mi sono trovato ad affrontare anche la regia, è stata una bella esperienza, almeno quanto dolorosa, perché non c'è stato giorno in cui non mi chiedessi
che cosa avrebbe detto Alberto su questa scena, che cosa avrebbe detto Andrea su quest'altra cosa. Ho cercato ovviamente non di fare la mia regia, perché in una cosa del genere, se subenti, devi semplicemente cercare di capire cosa avrebbe fatto chi ti ha preceduto, che è quello che ha dettato gli stilemi di un modo di girare, che ha deciso quali lenti erano le lenti protagoniste di questa serie e così via. Se posso permettermi di dire, se c'è, di rispondere alla domanda che mi avete fatto tutti, se c'è qualcosa di mio, credo che di mio c'è una melanconica dolcezza, o una melanconia dolce, se preferite, che è un po' lo spirito con cui ho fatto questi ultimi due, proprio perché sapevo, sentivo che Andrea per una lunga parte già stava in ospedale mentre giravamo, e Alberto, insomma, anche se pensavamo e ci dicevamo che sarebbe potuto tornare prima della fine delle riprese, non è stato così. Era la cosa che mi pervadeva. Voglio anche ringraziare tutti i miei colleghi, quelli storici e quelli che ci sono venuti a trovare per una sola stagione, poi li ricorderemo. Perché a un certo punto io ho preso in mano il pallino della situazione e ho detto: ragazzi, se non mi aiutate non ce la faccio. E quindi prima di tutto Franco Nardella, che è stato un grande amico, ed è una memoria storica, era insieme a pochi altri di noi presente dal prima cosa e mi ha sostenuto veramente in tutti i modi. Volevo ringraziare Gianfranco, che ha fatto la stessa cosa dal punto di vista produttivo. Volevo ringraziare Carlo, che non mi ha fatto mancare il suo affetto e il suo sostegno da Roma. Ogni tanto mi chiamava: vecchio mio, vecchio, come va? Insomma, diciamo che è stata un'impresa ciclopica, perché insomma entrare in quelle condizioni là è stata veramente, veramente, ti ripeto, non dura, perché io mi sono trovato a lavorare 20 ore al giorno, non ero mai stanco. Qualcuno di voi che stava presente, ditelo con sincerità, pensava pure che mi prendessi anfetamina o qualche cosa. Invece vi ho amato e cazziato proprio sull'onda del fatto che sentivo questa responsabilità. Ora, un'ultima cosa volevo dire, che è un'immagine che mi è venuta in questi giorni, mi fa piacere pensare a questa mia esperienza in cui Alberto mi ha dato il testimone almeno di questa cosa, poi vedremo quello che succederà, come a due amici che stanno viaggiando in macchina. Io nasco come teatrante, quindi la mia prima parte, una parte considerevole della prima, che era la prima parte della mia carriera, è stata consumata in teatri d'Italia, in viaggi estenuanti di notte e di giorno in macchina, e ci si dava il cambio. E quando ti fidavi del modo di guidare di quell'altro, capitava pure che cambiavi, fermavi all'autogrill, tu ti addormentavi e quello guidava. Dopo 10 km già dormivi. Ecco, Alberto se n'è andato in questo modo. Mi piace pensare che a lui sarebbe piaciuto vedere queste due puntate, perché ci avrebbe ritrovato lo spirito suo, di tutti quanti noi e di una famiglia che ancora una volta si è unita tutti insieme come veramente fosse una famiglia, nel tentativo di portare in porto un'impresa che è quella che andrà in onda il 9 marzo e la settimana dopo. Grazie.